Nei mesi passati ho fatto dei video su alcune vulnerabilità che si possono, diciamo, avere sui nostri computer. L'ultimo caso è stato quello di Heartbleed, quel bug di OpenSSL di cui parlavo in questo video. E se io vi dicessi che Intel ha sviluppato una tecnologia che potrebbe prevenire questo genere di disastri che vengono causati da questo genere di vulnerabilità. Si chiama Software Guard Extensions, SGX, che consente di eseguire programmi in quello che viene definito un ambiente protetto. Ma non è un ambiente protetto a livello di sistema operativo, ma proprio a livello di processore. Metto le mani avanti prima che magari vi spiego come funziona. Non è la panacea di ogni male, però può risolvere diversi problemi, soprattutto tutti quei problemi basati su buffer overflow e compagnia cantante. Un programma in esecuzione, quindi un processo, è formato da due parti principali, i dati e le funzioni. Per aumentare la sicurezza di un programma, possiamo crittografare i dati, ma ovviamente non le funzioni. Tuttavia, quando vogliamo a un certo punto nel nostro programma fare delle operazioni sui dati, li dobbiamo decrittare. E dove va messo il dato che abbiamo decrittato? Sempre in memoria. Quindi, alla fine, la sicurezza per questo genere di cose è fino a un certo punto. Ed è una cosa che vi avevo mostrato nel video in cui parlavo di Fast API e autenticazione. Se da una parte il token scambiato tra le due parti era effettivamente criptato, a un certo punto il server lo deve decriptare per farsene qualcosa. Il concetto di SGX e di qualsiasi sistema analogo di Trusted Execution Environment è quello di tenere dati e codice di un programma in memoria, ma criptati. Ovviamente la domanda nasce spontanea. Se le istruzioni di un programma sono criptate, come fa il processore a farsene qualcosa? In questo video vi mostrai che la pipeline del processore esegue dei passi necessari per sapere cosa fare di ogni istruzione macchina e quindi se l'istruzione è criptata come fa? Beh, lo vediamo in questo video, ma dopo la sigla! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di questi Software Guard Extensions. Dunque, questo è un argomento che ho scoperto da poco mediante un collaboratore e che per adesso, almeno per me, resterà solamente un argomento teorico. Non chiedetemi di farci un video per mostrare come questa tecnologia funzioni. Non lo posso fare. Ho già controllato e il mio processore non la supporta. Ma prima di proseguire vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro ci sono diversi metodi. Vi potete iscrivere al canale, potete commentare, potete lasciare un like e sono tutti modi gratuiti. Inoltre, se volete supportare in questo progetto di FK, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione e ringrazio tutti coloro che già lo hanno fatto. E quindi, proseguiamo e andiamo a capire cosa sono queste Software Guard Extensions. In pratica, SGX, o comunque i programmi che ne fanno uso, alloca un'area di memoria che contiene dati e codice tutto criptato. Queste aree di memoria vengono definite enclavi. Solo il processore sa come decriptarli. Se un qualsiasi programma malevolo, come già abbiamo visto, tende di accedere a queste aree di memoria, si attacca al cazzo perché è tutto criptato. Essendo una cosa direttamente gestita dal processore, neanche un sistema operativo riesce a bypassarlo. Certo, il sistema operativo che ha la libertà di leggere qualsiasi pagina in memoria può comunque leggerlo, ma comunque si troverebbe tutto criptato. In questo modo, un programma che esegue le SGX si ritaglia un'area di memoria sicura
Ecco perché queste tecnologie vengono definite in inglese Trusted Execution Environment, ovvero ambiente di esecuzione affidabile. Un altro vantaggio di questa tecnologia non è solo quello di creare un'area di memoria criptata, eccetera, 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 ma c'è anche il vantaggio di essere sempre certi che nulla venga modificato. Questo perché anche quando qualcuno riesca a mettere le mani su queste enclavi, comunque il processore effettua sempre delle verifiche ai dati che vengono da queste enclave. Perché non solo il processore ha la funzione per decriptarli, ma anche i controlli di integrità. Quindi chi riesce ad effettuare qualunque, diciamo, genere di azione malevola, modificare, insomma, si attacca al cane. Questo perché se i vari checksum che vengono effettuati dovessero fallire, male che va, crasha l'applicazione in questione e non vengono ceduti dati sensibili degli utenti, come accadeva per Heartbleed. SGX è implementato in determinati processori Intel, a partire dalla sesta generazione di processore Intel Core. Dunque, qualcuno potrebbe scrivere nei commenti, già lo vedo, ma Valerio, tu hai un processore Intel di quinta generazione o più vecchio addirittura e ci vieni a fare i video su YouTube? No, non ho un computer vecchio. Infatti cambiai scheda madre del mio computer in questo video, andate a recuperare. E quindi perché non vi posso mai portare questo video con SGX? Perché Intel ha tolto questa estensione a partire dai processori di undicesima generazione. Infatti se vado a controllare nelle specifiche del mio processore direttamente nel sito Intel, mi dice che non ho queste funzionalità. Facciamo un po' di chiarezza, questa cosa che l'hanno tolto dai processori Intel Core non vuol dire che sia deprecata, è solamente disponibile sui processori Xeon. E poiché io sono povero come la merda, non me li posso permettere i processori Xeon, anche perché sapete com'è, cambiare processore, dovrei cambiare scheda madre, forse dovrei anche cambiare la RAM e tutte queste cose qua. Insomma, è un grattacapo di cui magari un giorno mi occuperò quando questo computer o comunque questo processore scoppia. Dunque, ritorniamo a SGX. Tutto quel che luccica non è oro. Oramai lo abbiamo capito. Questa tecnologia comunque resta vulnerabile a una bella classe di problemi, tipo i side channel attack. Ve li avevo spiegati in questo video, più che altro ve li avevo accennati. Recuperatelo questo video perché dal mio punto di vista è molto interessante. Inoltre è stato dimostrato che SGX è vulnerabile a Spectre, che guarda caso ci ho fatto pure quest'altro video, andatelo a recuperare. Wikipedia riporta una bella tabella di vulnerabilità legata a SGX. Magari se siete interessati posso portare un paio di video in cui andiamo ad analizzare, magari non tutte, magari quelle più succulente. Però magari qualcuno di voi potrebbe obiettare, ma perché Spectre e gli altri attacchi fanno presa su questo SGX? Se è tutto criptato, cioè cosa rubano in questi attacchi? Beh, è vero che tutto è criptato, ma quando i dati dell'enclave arrivano all'interno del processore, in quel punto vengono decriptati. E quando i dati vengono decriptati, qualsiasi utente birbantello vorrà metterci le mani sopra, come Winnie Pooh nel miele, è ovvio. Tra l'altro, questa è la risposta alla domanda che avevo lasciato in sospeso prima della sigla e sto rispondendo solamente adesso. Vabbè, continuiamo. Per concludere, ci sono altri Trusted Execution Environment, ma ovviamente AMD ha tutta una serie di tecnologie simili. Abbiamo Secure Encrypted Virtualization, che permette di creare macchine virtuali criptate. La Secure Memory Encryption, che permette di criptare la memoria. E Nvidia la sua VGPU Secure Virtualization. Quindi, diciamo, ogni azienda propone le sue. Benissimo, pinguini, spero che questo video vi sia piaciuto. E vi ringrazio come al solito per aver trascorso il vostro tempo qui con me anche oggi. Fatemi sapere nei commenti se volete che io faccia degli approfondimenti su questo argomento, seppur come vi dicevo in maniera teorica per i motivi che avevo già spiegato. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!